Per quanto riguarda il gruppo Azzurro, si avvicina uno dei momenti topici per il quale avete lavorato veramente tanti anni, la gara di Parigi, dove c'è in palio la qualificazione olimpica. Ecco, con quante pressioni, come stai vivendo questa vigilia, come la state vivendo come gruppo Azzurro? Beh, guarda, devo ammettere che comunque un po' di pressione si sente, perché la gara più importante di quest'anno tolta poi Tokyo in sé, quindi ci si aspetta tanto e siamo esseri umani e si sente la pressione, non lo posso negare, però d'altra parte siamo qui e dobbiamo gestire al meglio questi ultimi giorni, anche magari un po' di tranquillità e soprattutto lavoro di squadra per poi affrontare la qualifica al massimo. Senti, gli ultimi risultati devo dire che vi hanno dato ragione, avete vinto un oro nell'ultima tappa di Coppa del Mondo, come dire, sono risultati che vi hanno dato fiducia o che vi hanno messo forse ancora un pochino più di pressione, nel senso che la gente si aspetta di riuscire a ripetere certi risultati? Ma guarda, forse tutti e due questi aspetti, e sicuramente è stato un bellissimo risultato per noi, per la nostra squadra. Comunque ci siamo ancora più affiatate tra di noi, e dall'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, ecco, è quello che con un bel risultato adesso ci si aspetta grandi cose. Ovviamente quello che verrà non lo possiamo ancora sapere, però sarà bellissimo comunque. Nonostante tu sia un atleta molto giovane, sei l'unica del gruppo di questa squadra che adesso andrà a Parigi, che ha già partecipato ai Giochi Olimpici. Ecco, che ricordo hai di Rio, e se pensi che quell'esperienza può darti qualcosa in più in vista di Tokyo? Sicuramente quel bagaglio di esperienza ce l'ho, però devo dire che da Rio adesso come qualifica olimpica mi sento totalmente diversa, e sono passati comunque ormai 5 anni per le cause che sappiamo tutti, e è un'altra cosa e lo sarà anche la prossima volta, quindi ogni volta bisogna affrontare a testa alta quello che è. E sì, ovvio, io ho un'Olimpiade già alle spalle, e ha il suo valore come non ce l'ha, perché, ripeto, ogni volta è una cosa diversa e bisogna essere lì pronti sul pezzo. Ecco, da un punto di vista di ambiente sicuramente sarà diverso, hai vissuto Rio dove era tutto normale, adesso sarà un'Olimpiade sotto Covid con tutta una serie di regole particolari. Come te l'aspetti, oppure questo periodo che abbiamo vissuto vi ha già preparato e quindi non ci sarà nulla di particolarmente diverso, anche se probabilmente si parlerà di spalti non pieni, senza molto pubblico, quindi qualcosa comunque andrà a cambiare? Sicuramente sarà un'Olimpiade ben diversa da come l'ho vissuta a Rio. Comunque Rio de Janeiro, insomma, è la città per eccellenza per il carnevale, la festa, la musica, il caos, e comunque nell'entrare sulla linea di tiro a Rio c'era quell'emozione anche creata dall'ambiente intorno a noi, e sicuramente purtroppo non sarà così poi per Tokyo, esatto, a Tokyo. E da un certo punto di vista sarà un po' un peccato, però è inevitabile in questa situazione in cui ci troviamo, e spero solo che potrà servire a qualcosa per tornare al più presto alla normalità.